Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Non basta essere dei campioni, per vincere serve professionalità, disponibilità e cortesia, qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Emilia, è tutto questo: pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Cera Sarda, Panaria, ABK, Cotto d'Este, Italgraniti, Porcellanosa, Glam Stufe e Camini e tanti accessori. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. Fuoco e fiamme alla presentazione della grande famiglia Benedetto venerdì 4 settembre, poco dopo il taglio del nastro della 431esima Fiera di Cento. E così da anni, ma ogni anno è una cosa diversa, e l'altra sera questo era palpabile nell'aria perché tutti sono consapevoli del grande sforzo e impegno che la città chiede ai suoi ragazzi. Ci riferiamo ai componenti della squadra al vertice della società, e che lo scorso anno ha fatto vibrare i cuori di centinaia di tifosi e appassionati di pallacanestro. E in qualche modo il presidente Silvio Canelli, nel suo saluto, ha evidenziato questo nelle parole di incitamento alla squadra. Ricordatelo e non crediate che nella vostra carriera potrete dire: ho giocato 100 nella città del basket con questi tifosi, in una città con questa cultura, e quindi da voi mi aspetto molto. E vi ricordo, l'anno scorso siamo arrivati primi. Grazie a tutti. Ma la Benedetto, come dice il general manager Michele Manni, non è solo basket, è anche altro, come salute e benessere, interpretato in questo caso da Valeria Sandri della New Fitness Club, che ha presentato alcuni progetti. I balli scatenati di un gruppo di ragazze giovani e belle come la Sandra le ha presentate, e come alcuni oggetti come il tappeto elastico e il sacco del pugile siano utilizzati nel fitness. Di oggi che abbiamo sforato quota 400, quindi la campagna abbonamenti va a gonfie vele. Oltre alla Benedetto in ogni sua forma, abbiamo anche questa sera con noi sul palco degli amici della Benedetto, e dato che il programma è ricco, comincerei subito. E vi invito quindi a dare un caloroso benvenuto a Valeria Sandri. Buonasera a tutti, sono Valeria della New Fitness Club di Cento. Ci occupiamo di quella parte dell'attività sportiva che non è agonistica,
quindi si fa solitamente per stare in forma, per divertimento. Quest'anno abbiamo delle novità importanti da portare a 100. Una di queste è un bel gruppo di ragazze, giovani, brave, ballerine. Ho conosciuto delle persone molto in gamba e che utilizzano il sacco del Fitbox in modo particolare. Poi loro, i baschettari, dalle giovanili, con gli onori di casa del presidente della Benedetto 1964 Roberto Spera, accompagnato nella presentazione da Marco Sanguettoli, un vero colpo da maestro messo a segno quest'anno dalla società, accaparrandosi l'esperienza di Sanguettoli, che per 25 anni ha guidato il settore giovanile della Virtus Bologna, conseguendo un palmarès di titoli invidiabile e unico. Questa è 100, hai visto, qui si respira pallacanestro. Allora, buonasera a tutti, io so che cos'è 100 perché ho anche giocato e quindi sono venuto qua come avversario. Ho un fratello che ha giocato qua per 2 anni, Roberto, detto Bis, e quindi venivo a vedere la prima squadra. So che c'è grande entusiasmo, so che c'è cultura di pallacanestro, c'è storia, c'è voglia di stare assieme alla squadra. Che giocano nella nostra prima squadra, che collaborano con noi come allenatori, ci danno una mano. Per arrivare a loro, la prima squadra presentata dallo speaker ufficiale del Parquet Centese, Lorenzo Sacquegna. Eccolo qua, benvenuto Luca! Numero 10, Marco Contento! Numero 11, benvenuto! Si chiama come me e quindi è già un grande, accogliamolo anche lui con un grande applauso, Lorenzo D'Alessandro! Questa è la trame 100. Per prima cosa credo che una promessa che possiamo fare è che... questa squadra è nata con dei concetti precisi, un gruppo che deve essere gruppo dentro e fuori dal campo. Beh, ministro, no, ma scherzo, non lo sappiamo. Ho imparato a conoscerli e apprezzo il loro affetto. Allora, un bilancio di questo precampionato, avversari più temibili? Ma io credo che tutti debbano guardarsi dalla Benedetto, degli altri non mi sto ancora occupando. Nei primi giorni di allenamento abbiamo notato che hai cercato di subito dare una mano intanto ai ragazzi a conoscere meglio 100. Intanto ciao a tutti, ciao ragazzi. Sono veramente contento e felice di essere qui. Proprio ho la pelle d'oca, sono contento di essere tornato a casa, perché questa io me la sento a casa mia. Volevo sottolineare quello che ha detto Andrea, perché vogliamo meritarci tutto questo, perché anche i ragazzi si sono resi conto che è la pelle d'oca, e quindi non è ancora iniziata. Quindi... Io volevo sinceramente ringraziare l'impegno del sindaco, che è stato mantenuto, è stato molto elaborato, perché è stato faticoso, ma però ha mantenuto la sua parola e non c'era dubbio, ci ha finalmente affidato la gestione del palazzetto. Io lo ringrazio a nome dei centesi e a nome della Benedetto 14. Presidentissimo Silvio Canelli. Già buone che non c'è quello che ci facciamo l'incidente, muore solo il Presidente. Incidente, muore solo il Presidente. Ce l'ha benedetto, è a questi livelli e ha ambizioni più grandi
molto lo dobbiamo ai nostri sponsor, che sono qui in prima fila, il signor Legnani, il signor Girotto e la sua gentile signora, l'amministratore delegato della Baltor, Riccardo Fava, Gianni Fava, Arcos. Questa è gente che senza richiedere pubblicità dà contributi perché la città di Cento possa veleggiare a questi livelli. Ma dove vai se il tifoso non ce l'hai, dice un famoso detto, e la Benedetto ha gli All Lions, e si vede. Arrivederci alla prossima presentazione.